amici di Onda Libera, siamo a Fano, alla Memo, dove è iniziata la seconda giornata di Una città da gustare. La giornata si è aperta con convegno organizzato dalla Coldiretti. E siamo qui con la dottoressa Cinzia Coduti dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura, appunto, della Coldiretti, che ha fatto un intervento dove ha analizzato la situazione della criminalità nell'agricoltura e nel cibo in generale. Ecco, ha fatto notare la dottoressa come c'è stata una evoluzione in negativo, ovviamente, sulla criminalità, per cui siamo passati da fatti che sostanzialmente venivano considerati alquanto secondari, trattandosi magari di frode sui pesi, sull'annacquamento del vino, eccetera, e siamo passati invece a dei fatti veramente molto gravi che, oltre a dare un danno commerciale, portano anche grossi danni alla salute dell'individuo. Ecco, dottoressa, ci può parlare di questa evoluzione e se lo strumento legislativo, a suo modo di vedere, è sufficiente a contrastare questo fenomeno? Grazie. Allora, sicuramente è cambiato molto rispetto al passato lo scenario. Stiamo sicuramente parlando di un'attenzione particolare anche della criminalità per questo settore, il settore agroalimentare. Questo perché? Perché sostanzialmente ci rendiamo conto che è un settore in grande espansione dal punto di vista economico e quindi ovviamente c'è un forte interesse alle spalle. Però ovviamente qui parliamo di un settore che può mettere a rischio la nostra salute ed è per questo che servono norme specifiche per poter contrastare il fenomeno. Abbiamo sicuramente delle disposizioni, troppe forse, che dovrebbero essere ben armonizzate, sono troppe e molto spesso applicate in maniera disordinata. Ci sono sanzioni che vanno dal penale, sanzioni nel civile, sanzioni nell'amministrativo e molto spesso tutta questa congerie di norme in realtà crea confusione e poi alla fine i fatti veramente gravi non sono puniti. Ed è per questo allora che è necessario, come tra l'altro si sta cercando di fare, creare un nuovo sistema penale che cerchi di individuare in maniera precisa tutte quelle condotte che possono incidere negativamente non soltanto sulla nostra salute, ma quelle condotte che riguardano l'agroalimentare e che mettono a rischio la nostra economia, la qualità delle nostre produzioni, la distintività che le caratterizza, perché pensiamo che troppo spesso in realtà il carattere così di produzioni omologate in realtà stia cancellando proprio la tipicità e la qualità delle nostre produzioni. Ed è per questo che l'ex procuratore Giancarlo Caselli, che ha presieduto la commissione voluta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha coordinato un gruppo di lavoro proprio con la finalità di rivedere le norme e cercare in questo modo di individuare proprio nel settore penale quelle condotte che devono essere punite proprio per mostrare l'importanza del settore e per tutelare soprattutto il consumatore che non può essere ingannato quando va ad acquistare i prodotti agroalimentari, non può essere ingannato né sulla qualità e né sulla tipicità delle produzioni. Il discorso non è proprio tipicamente, non è solo tipicamente nella produzione, ma anche, diciamo, nel contesto sociale. Noi abbiamo vissuto il dramma della terra dei fuochi, stiamo vivendo il dramma della terra dei fuochi che ha diciamo, influenzato negativamente tutta l'attività agricola di quella zona. Cosa si sta facendo in tal senso per cercare di arginare questo fenomeno, perlomeno di monitorarlo? È una situazione sicuramente grave e gravosa, non soltanto per chi vive in un determinato contesto, ma anche per chi da fuori si deve rapportare con la terra dei fuochi, perché la terra dei fuochi è un problema che ci riguarda come italiani prima di tutto. E allora la cosa principale da fare è sicuramente quella formativa, quella educativa, spiegare e cercare di individuare prima di tutto
i problemi dove sono, ma soprattutto circoscriverli per evitare che un problema limitato in un determinato luogo, in una determinata zona, possa in realtà creare un effetto domino tale da in realtà poi sminuire e togliere valore a tutta la produzione di qualità che ancora si continua a fare in quelle terre. Lei ha accennato che la giurisprudenza sta seppur lentamente adeguandosi a questa situazione, per cui sono uscite già delle sentenze che danno maggior tutela o perlomeno che interpretano le norme affinché la tutela sia più accentuata, diciamo, su questo discorso. Sì, più specifica, nel senso che sicuramente è vero, come dicevo, sicuramente negli anni 30, quando è stato scritto il codice penale, non ci poteva essere quella sensibilità che oggi c'è per l'agroalimentare, proprio perché si guardava soprattutto alla produzione industriale. Infatti le norme sono sostanzialmente attente a quell'aspetto, quindi a tutelare la proprietà industriale, quindi i marchi in particolare, e quindi si guardava soprattutto a come tutelare l'imprenditore dagli atti di concorrenza sleale. Ma qui adesso le esigenze sono cambiate, si tratta di tutelare il consumatore a non essere ingannato, a non essere frodato quando acquista un prodotto. E quindi sicuramente interessante appare la sensibilità proprio che si sta creando anche a livello giurisprudenziale verso questo problema. Quindi, pur non avendo ancora degli strumenti adatti, la giurisprudenza è comunque apparsa più sensibile. Adesso dicevo, anche il Tribunale di Salerno, che ha riconosciuto la concorrenza sleale per imitazione servile proprio in una confezione che riproduceva il marchio del consorzio di tutela della mozzarella di bufala DOP, è importante proprio perché, pur non individuando elementi di totale identità tra i marchi, ha comunque tra i segni, ha tuttavia riconosciuto che il consumatore può essere indotto in errore dalla similarità, dal richiamo ai colori, dal richiamo alla bufala e quindi a tutti quegli elementi che in realtà caratterizzano il vero simbolo della DOP. Un'ultima domanda, globalizzazione. I grandi trattati, TTIP, il trattato con il Canada di cui si sta parlando in questi termini, il TTIP sembra che sia un po' slittato per quanto riguarda. E l'osservatorio sta analizzando, diciamo, gli effetti che potrebbero avere questi trattati sul Made in Italy? Diciamo che si tratta di accordi che sicuramente necessitano di maggiore attenzione. Non possiamo pensare avventurarci in un accordo, in accordi di cui non conosciamo effettivamente bene tutti gli aspetti che riguardano la nostra salute e la nostra alimentazione. E questo lo dico perché in realtà si tratta di un processo che richiede tempo, perché ci sono degli aspetti che possono incidere sul nostro modo di produrre e soprattutto sui principi su cui si basano le nostre produzioni. Il principio di precauzione che assume per noi un rilievo fondamentale e che non è percepito allo stesso modo a livello extra europeo. Ecco perché prima di addentrarci anche in un accordo bisogna in realtà prima stare attenti e valutare bene quali sono poi gli effetti che tutto questo può portare sul nostro sistema di produzioni. Grazie, amici di Onda Libera, un saluto.